Ok, raghi, eccoci qua a Corvara, stiamo per partire, torniamo a casa, facciamo un po' di giri qua intorno e affrontiamo il passo Jao, che è un passo veramente importante e leggendario. Perciò dai, yo, andiamo, ciao! Ok, raghi, eccoci qua, stiamo partendo da Corvara in Badia. Purtroppo la prima parte la faremo all'ombra e dai, prima tappa, il passo Falzarego, dove ci fermeremo un attimo a guardare un po' il panorama e raccontare un paio di storie davvero interessanti, perché qui stiamo entrando in un territorio che ha visto consumarsi veramente delle tragedie pazzesche. Sto parlando dello scenario della prima guerra mondiale. Il primo fronte fu appunto instaurato in queste cime. Ci fu quella che viene chiamata la guerra di mine. Dopo vi spiego un po' meglio, però è così, qui è davvero molto particolare questa zona, le tracce si vedono ancora oggi, a distanza quasi di 100 anni. Dopodiché continueremo a scendere dal Passo Falzarego fino ad arrivare quasi in prossimità di Cortina, che noi però eviteremo come la peste, e risaliremo per il Passo Jao, che è uno di quei passi molto famosi, molto titolati, e che però so di essere un po', ecco, abbastanza difficile. Tra un po' incrociamo la villa, anzi forse ci siamo già, e posto che io conosco molto bene, e qua sopra alla nostra destra, non si vede perché siamo un po' in controluce, c'è la famosa Gran Risa, quella pista estremamente ripida di cui vi dicevo ieri. E adesso andiamo per il passo Valparola e poi quello del Falzarego. Guardate che bello sto paesaggio, incredibile. Questo davanti a noi, del Lagazuoi e le Tofane. E voi ci crediate o meno, io sono stato tipo circa lassù. C'è una ferrata molto famosa, no, ce ne sono tante di ferrate lì, la ferrata delle Tofane, la ferrata Tommaselli, insomma ne ho fatte tante da ragazzo, da bambino quasi. E ritorniamo un po' all'ombra. Brrr. Questo è il passo di Valparola. Guardate, cioè, oh, incredibile. Questo è il famoso Sastistria. Io ci sono stato qua su, proprio notevole, bellissimo. Qua siamo proprio sotto il Lagazuoi. Adesso qui c'è il passo Falzarego. Adesso ci fermiamo un attimino, foto di rito, due spieghe di quello che era qua lo scenario della guerra. Guardate che roba pazzesca, guardate dietro di me, Sastistria, si intravede la croce su in alto. Facciamo una piccola parentesi storica di questo posto che, oltre ad essere bellissimo, ha una storia davvero, davvero, davvero pazzesca. Dai! Eccoci qua, raghi, siamo al Passo Falzarego, dietro il cippo commemorativo dei caduti, perché qui ce ne sono stati veramente, veramente, veramente tanti. Faccio un piccolo riassunto.
Allora, lì il Sas di Stria era una postazione dominante sul passo, insieme a quelle lassù che stavano sulla Gazzuoi. Gli italiani erano bloccati qui. Qua dietro inoltre c'era una piccola montagna che si staccava dalla parete della Tofana, dove c'erano delle postazioni austriache importantissime, anche se con pochissimi uomini sopra, ma riuscivano a fermare l'avanzata italiana veramente facilmente. Allora gli italiani decisero di, con una galleria di mina, entrare dentro la montagna, piazzare una carica di gelatina esplosiva immensa, immensa, e cercare di conquistare insomma la posizione. Purtroppo, quando venne fatta brillare questa mina, alla presenza peraltro del re e di Cadorna, la montagna crollò praticamente sopra gli italiani e i gas che ne scaturirono ammazzarono veramente tantissimi soldati. Tutto questo fu inutile perché comunque gli austriaci avevano sentito la galleria avvicinarsi e si erano attestati in un'altra zona da cui continuarono a bombardare i nostri soldati. La situazione rimase praticamente immutata fino alla ritirata di Caporetto, dove tutto questo fronte poi venne abbandonato. Insomma, gli italiani e gli austriaci rimasero qua tipo 3 anni e abbastanza inutilmente, perché poi tutto il fronte si spostò giù nella pianura. Dai, e noi continuiamo il nostro viaggio, andiamo verso il Passo Giau. Ciao! Ok raghi, scendiamo dal Passo Falzarego verso Cortina. Alla nostra sinistra le Tofane e la Gazzuoi, e alla nostra destra il gruppo 5 Torri, eccolo là, e credo forse davanti a noi il Pelmo, non il Sorapis, non lo so, sparo a caso. Purtroppo, come ho detto, non ho l'ausilio del babbo che mi spiega tutto. Allora, un piccolo aneddoto della mia infanzia da queste parti. Scendendo da quella montagna là, dove ci sono stato con una ferrata, babbo aveva forse calcolato male i tempi, ci abbiamo impiegato tantissimo a ritornare giù. E quando siamo scesi da questo versante in una di queste gole, era praticamente buio e niente, siamo dovuti attraversare tutto questo bosco per arrivare fino al Passo Falzarego, dove avevamo la macchina, completamente avvolti in un'oscurità in questo bosco buio e tenebroso, passando peraltro in un vecchio ospedale italiano delle retrovie che era proprio spettrale. Mi ricordo che lo attraversammo più in fretta che potevamo, perché era davvero davvero angosciante passare in quel luogo. È un ricordo di famiglia molto intenso. E poi torniamo al nostro campeggio, tardissimo, verso le 11 quasi, completamente sfiniti, io ero proprio a pezzi. Guardate le nuvole impigliate nelle Tofane. Comunque noi stiamo scendendo per la strada che porta a Cortina, ma prima di arrivare troveremo il bivio che ci porterà al Passo Giau. Un po' sono in apprensione perché so essere una strada abbastanza impegnativa. Vedremo.
tutti i posti pazzeschi, raghi. Guardate lì, le cinque torri. Madonna, mozzafiato proprio. E credo che tra un po' dovremo trovare il nostro bivio. Eccolo qua. Beh, fino a qui è incredibilmente bello, guarda. E quello, se non sbaglio, potrebbe essere il Nuvolao, boh, chi lo sa. Comunque noi dovremmo arrivare là, lassù. Comunque tosta, eh? Serie di tornantini belli, uno via l'altro. È bella in piedi sta strada, eh? Cioè, lo sento che il motore è bello sotto sforzo a portare su i simpaticissimi 270 kg di sta moto. Dai, comunque 4 km all'arrivo al Passo Giao. Dove credo ci aspetti un panorama incredibile del Nuvolao, che è questa montagna fantastica. Guarda qua che roba, che cazzo di tornanti veramente. Incastrati uno dietro l'altro. Eccolo qua, il Nuvolao. È incredibile. Incredibile. Cioè, senza parole, il Nuvolao è wow. Fatta rima. Incredibile. Facciamo una breve pausa, due foto e poi ripartiamo. Ciao. Eccoci qua al Passo Giao, dietro l'incredibile parete del Nuvolao. Ok raghi, eccoci qua davanti al Nuvolao. Passo Giao smarcato. Arriviamo giù prima di dirlo, va? Perché mi sa che è proprio impegnativa sta discesa. Ecco, questi sono proprio tosti. Questi sono proprio tosti, belli in piedi e in discesa, non proprio la cosa che preferisco in assoluto nella vita. No, non mi ricordo di essere mai stato sul Passo Giao, neanche con la mia famiglia. È stata un'esperienza nuova allora e incredibilmente bella, perché su è uno dei posti forse più belli che abbia mai visto nelle Dolomiti, e ne ho visti, eh? E siamo già scesi un bel po', lo sento dalla temperatura. E allora, siamo all'ultimo tornante, mi sa, per cui possiamo dire, dai, che ci siamo riusciti a smarcare il Passo Giao. Fermo, il passo della Stavolanza, che non ho mai fatto e spero non sia troppo impegnativo, spero di aver preso la strada giusta. Madonna mia,
Ma che spettacolo è sta strada? Vabbè, qualunque cosa sia, io suppongo sia il pelmo, ma boh, è una cosa pazzesca. E siamo al passo della Staulanza. Wow! E boom, e si scende con questo spettacolo impressionante di montagne che però, vi giuro, non so, anche perché sono molto nascoste dentro le nuvole e non capisco. Oh. Io spero si veda questa cosa pazzesca che sto vedendo io, raghi. Non so cosa sia questa montagna davanti a noi, perché appunto è bella nascosta dal nuvolone e non la vedo, ma probabilmente non la saprei riconoscere perché questa zona proprio non la conosco. Il Civetta o il Sorapis? Ah, è vero, c'è anche il Sorapis. Il pelmo! Quale sarà il pelmo allora? Quello a destra, questo qua a sinistra o questo qua imboscato nelle nubi? E comincia a cambiare la vegetazione, si cominciano a vedere sempre più alberi a foglia e sempre meno pini e abeti e larici e quant'altro con gli aghi. Però sì, stiamo cominciando a scendere. Madonna, lo so che stasera quando suderò sul divano piangerò queste temperature. Stamattina sono partito, c'erano tipo 14 gradi. Madonna mia, ma che bello! Ignoro assolutamente qualsiasi roba di queste montagne, ma sono veramente belle. Guarda che bello sto fiume, quasi mi smutando. Me ne vado a fare un bagnetto. No, vabbè, ci sarà l'acqua 5 gradi. Perciò eccoci, raghi, sulla strada di casa con la paranoia di trovare l'inferno di mille gradi dopo questo bel freschino. Queste proprio sono montagne che non conosco e vorrei esplorare di più. E stiamo uscendo dal Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, meravigliose, meravigliose, e siamo a Longarone. Stiamo uscendo dalla Val di Zoldo,
che ci è piaciuta davvero tantissimo. E già siamo ormai decisamente in zone più industriali, anche se siamo sempre in mezzo alle montagne. Veramente, veramente un giro super bello. Abbiamo fatto quasi la totalità del Sella Ronda con i passi del Sella, del Portoi, poi quello del Falzarego e poi l'incredibile, bellissimo Passo Giao. Perciò raghi, dai, spero il giro vi sia piaciuto, a me tantissimo. Ci becchiamo alla prossima avventura, questo è On The Run, statemi buone, ciao raghi!